continua a collezionare proteste e rivolte la presunta rivoluzione del governo Crocetta. Non bastassero i piccoli comuni pronti a scendere in piazza contro i tagli ai trasferimenti regionali, sul piede di guerra ci sono anche i sindaci dei centri che verrebbero in un sol colpo risucchiati dalle città metropolitane, alla luce del disegno di legge già approvato in giunta la scorsa settimana. In particolare, i 13 sindaci dei comuni che andrebbero a ricadere nell'area metropolitana di Messina, da Rometta a Roccalumera, sono pronti a organizzare una manifestazione di protesta per dire no all'espropriazione delle loro funzioni e competenze. L'assessore regionale agli enti locali, Patrizia Valenti, ha incontrato ieri a Fiumedinisi proprio i 13 sindaci dei comuni che entreranno a far parte di Messina città metropolitana, provando a spiegare lo spirito della riforma. I nodi principali sui quali si sta consumando lo scontro sono le attribuzioni che i primi cittadini cederebbero al sindaco della città metropolitana, trasformandosi invece in semplici presidenti delle municipalità con funzioni delegate. Anche i consigli comunali sarebbero di fatto surclassati, trasformati in piccole assemblee con 5 o 7 membri. Servizi sociali, trasporti, scuole e rifiuti, chi gestirà queste competenze e che garanzie ci saranno sulla qualità dei servizi che saranno resi ai cittadini una volta accorpati? Questi i dubbi posti dai sindaci all'assessore Valenti, la quale ha spiegato che le città metropolitane dovrebbero esercitare le funzioni che fino a giugno facevano capo alle province, includendo anche i comuni inglobati. L'impressione più diffusa è comunque quella che il disegno di legge non avrà vita facile, tanto che lo stesso presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, ha invitato i sindaci e gli amministratori locali a presentare proposte di modifiche e suggerimenti.